Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi vi porto sul canale il Tube Amp Expander della Boss, una macchina che solitamente viene etichettata come una load box. In realtà fa un casino di altre cose, per cui dovremo dividere questo video in sezioni, perché sennò viene troppo lungo, o meglio verrà un video lungo, ma almeno ce lo suddividiamo. La prima parte è sicuramente dedicata a spiegarvi tutto quello che può fare. Seconda parte, lo sentiamo suonare. Terza parte, andiamo sull'applicazione, un pochino vi faccio ancora sentire un po' di sample eccetera, di modo da darvi un'idea di come suona effettivamente, quali sono le opzioni e poi le conclusioni. Quindi partiamo innanzitutto da una spiegazione di massima di come è strutturato, come funziona eccetera, che parte con la sua funzione principale, cioè quella di load box. Ora, prima che vado avanti, come sempre vi ricordo di mettere mi piace e soprattutto di iscrivervi e attivare la campanellina, era un po' che non ve lo dicevo. Commentate e fatemi anche sapere un po' cosa ne pensate di questo apparecchio che è pazzesco, ve lo dico già fin d'ora, fa un botto di roba e la fa tutta molto bene. Load box, innanzitutto cerchiamo di capire cos'è una load box, cosa fa una load box. Una load box è uno strumento molto utile se vogliamo registrare con il nostro amplificatore, oppure anche suonare dal vivo con il nostro amplificatore senza fare troppo casino. Quello che posso sconsigliarvi assolutamente di fare è di prendere il vostro ampli, far uscire un cavo da lì e tirarlo fino a farlo entrare dentro la vostra scheda audio, perché dopo un po' sentireste un bel odore di bruciato e potreste anche quasi buttare via l'amplificatore. Perché questo? Perché l'ampli si aspetta che dopo l'amplificatore ci sia una cassa, un cono che muove, e per farlo muovere cosa usa? Dell'energia, dell'elettricità. Ora, se questa elettricità non viene fatta sfogare ma semplicemente andiamo dentro una scheda audio, che succede? Che quell'elettricità resta lì e dopo un po' dà dei problemi all'ampli. Quindi non collegate il vostro amplificatore direttamente a una scheda audio, a un mixer o a qualsiasi altra cosa, non fatelo. Deve andare soltanto in una cassa oppure in una load box, che si occuperà di prendere quell'elettricità, dissiparla e lasciarvi in mano l'unica cosa che ci interessa, cioè il suono nudo e crudo dell'ampli. Fatto questo, andremo a simulare la cassa microfonata, perché quella non ce l'abbiamo, quindi andremo a simularla come faremo nella realtà. Quindi nella realtà avremo la cassa con il microfono davanti, in questo caso andiamo a simulare invece appunto la cassa microfonata. Se invece vogliamo avere un pochino di volume, o meno comunque di quello che esprime il nostro ampli quando lo mettiamo a 10, che ha tanto un bel suono ma non piace per niente ai nostri fonici, bene, possiamo farlo, perché la seconda funzione di cui vi parlo è quella di attenuazione. Attenuazione cosa vuol dire? Che semplicemente noi mettiamo l'ampli a 10, buttiamo giù i muri e ammazziamo tutti quelli della prima fila, ma prima che arrivino quelli della prima fila abbassiamo il potenziometro di attenuazione. In questa maniera, ok, abbiamo sotto le mani il suono dell'ampli a 10 ma un volume un po' più gestibile. Andiamo sulle altre funzioni del Tube Amp Expander, perché sennò perché dovrebbe chiamarsi Tube Amp Expander? Expander perché all'interno ha anche un multi effetto, compressori, delay, riverberi e anche equalizzatori. Tutte queste cose le trovate qua dentro ed è molto interessante perché vi permette di non portarvi dietro compressori, delay, riverberi e equalizzatori. Se però volete aggiungere delle modulazioni che al momento non sono incluse, bene, lo potete fare, perché c'è anche il send e return. Quindi all'interno del send e return della Tube Amp Expander potete mettere quello che vi pare, e come fosse esattamente il send e return del vostro ampli. Il vostro ampli non aveva il send e return? Bene, con la Tube Amp Expander arriva anche il send e return ed è disponibile. Questo è molto molto interessante. A questo si aggiunge ancora la possibilità di andare a cambiare il canale del vostro amplificatore, quindi gestisce lui il cambio canale, e anche il MIDI in e MIDI out per essere controllato via MIDI oppure controllare delle altre apparecchiature via MIDI. Se non volete utilizzare il MIDI, c'è la sua pedalierina e tac tac a piedino andate a cambiarvi i suoni che vi interessano. A tutto questo popolo di roba dovete ancora aggiungere la possibilità di utilizzarlo come una scheda audio, quindi lo collegate al computer, il computer lo vede come scheda audio, suonate e registrate senza altri accrocchi in mezzo, e un finale da 100 watt che appunto Tube Amp Expander va ad aggiungere potenza al vostro ampli che magari è troppo piccolo, quindi non fa solo da attenuatore ma fa anche da expander, volendo avete più volume di quello che avevate all'inizio. Ora, bando alle ciance, vi faccio sentire come suona e poi ne parliamo ancora un po' meglio.
avete sentito il suono, è veramente da studio, qualità altissima. Direi i riverberi arrivano interamente tutti dal Tube Amp Expander, non ho usato nient'altro, anche il compressore che ho utilizzato è quello incluso. Ora, molto figo, tutto bello, ma vi faccio vedere come funziona l'applicazione, perché se no è che sto qua a fa. Eccoci sull'app, come vedete molto schematica, molto semplice, il che permette insomma di padroneggiarla veramente in fretta. A sinistra ci sono i rig che possiamo scegliere sia dall'applicazione sia dalla manopolona posta al centro del Tube Amp Expander. A destra invece c'è tutta la catena degli effetti. Vedete che qua c'è compressore, delay, riverbero, equalizzatori, simulazione di cassa, da cui parto adesso a spiegarvi qualcosina. Ora c'è selezionata una 1x10, per cui un suono abbastanza nasale ma con tanto attacco. Se vi piacciono suoni un pochino più grossi, vi consiglio di passare direttamente alla 4x12 standard. In questo caso sto usando, come vedete, il Dynamic 421, che è molto figo, un po' più grosso in basso rispetto al 57. Insomma, questo è il Dynamic 421. Mentre questo è il 57. Le alte sono un po' più graffianti, insomma, tipico del 57. Di nuovo, super veloce, super facile andare a fare delle modifiche. Qua potete anche andare a cambiare la distanza, la posizione rispetto al centro, e questo di nuovo cambia tanto il suono, la tipologia della stanza. Molto, molto, molto comodo. Per quanto riguarda il compressore, ce ne sono due, non sto a farveli sentire, ragazzi. Sono due compressori, comprimono bene, va bene così. Delay, ce ne sono tanti, vi faccio sentire questo che è l'analog, quindi appunto un po' più vintage. Tende a chiudere un po' le frequenze alte, mentre l'SDE3000 è super preciso perché simula un digitale, cioè l'SDD3000 di Korg. Disattivo i delay, attacco i riverberi, questo è un classicissimo plate. La cosa interessante è che vi potete fare una serie di preset con i delay riverberi che volete e andarli a richiamare direttamente dalla macchina. Se volete l'on-off di tutti questi effetti si può fare anche appunto dal Tube Amp Expander, dal frontale del Tube Amp Expander. C'è un tastino dedicato per ognuno, tra l'altro anche l'FX Loop che trovate qua all'inizio, il che vi permette di mettere tutti i pedali che volete, anche i vostri, nella catena. Per quanto riguarda appunto il frontale, invece, vi dicevo, ci sono sicuramente la manopolona per andare a scegliere qual è il rig che volete andare a richiamare. Un'altra che sceglie quanto riverbero mettere, così è più facile senza andare a modificare software, robe, lo togliete se non lo volete dal vivo e via. Il volume di uscita per quanto riguarda lo speaker, quindi l'attenuazione, line out e phone sono ovviamente separati. E poi Reactive Load, Resonance Z e Presence Z. Vi sceglie come reagisce sulle frequenze basse e le frequenze alte. Per quanto mi riguarda, io le ho lasciate al massimo tutte e due, perché era la posizione che mi piaceva di più, però dovete fare le vostre prove col vostro amplificatore. Torniamo sull'altra camera che andiamo alle conclusioni. Conclusioni: macchina secondo me pazzesca, dal vivo in particolar modo, perché tutto quello che ha dentro è completamente controllabile a piede, quindi questo vi permette di avere effettivamente un multi effetto comodo comodo integrato lì dentro. L'attenuatore, non potete fare casino, penso matrimoni, ai teatri, dove magari vi dicono no, il volume deve essere a zero perché il palco deve essere muto. Perfetto, lo uso come load box, quindi vado dritto nel mixer e non faccio casino. Insomma, molto figo. C'è tutta la parte anche di gestione di tutte le apparecchiature, MIDI, cambio canale dell'ampli, la possibilità di avere un send return anche se il vostro ampli non ce l'ha, insomma tutta questa serie di cose all'interno di uno strumento soltanto, che è veramente super super completo. Fatemi sapere nei commenti qua sotto se vi è piaciuta questa demo, commentate dicendomi anche se lo usereste e come lo usereste, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video.